Questa sera ci tocca il Varese, sabato pomeriggio allo Scida sarà di scena l'Ascoli, due gare importantissime per la nostra squadra e non solo. E con l'Ascoli sarà il terzo incontro che giocheremo in una settimana, come così tutta la Serie B, in un tour de force non indifferente che costringerà un po' tutte le formazioni a far di conti e ad essere attente a far girare gli uomini a disposizione per cercare di capitalizzare al massimo. La vittoria ottenuta con la Triestina ci rilancia, soprattutto moralmente e mentalmente. A Varese questa sera il crotone in gioco sarà ancora un'altra cosa. Insomma, bisogna mantenere sempre la concentrazione al massimo. Assolutamente, già da domani concentrarci per Varese, andare a fare il risultato, lì anche se è un campo un pochino particolare, ma sono fiducioso. E poi abbiamo un altro scontro diretto in casa con l'Ascoli. Speriamo in queste due partite di uscire fuori da questo tunnel, ecco. Poi ci dà questa vittoria la possibilità di riprendere fiducia e riprendere cuore. Sì, assolutamente, era importante vincere oggi anche per il morale, anche la squadra attimino, no? Secondo me giocava anche un po' contratta. Quando mentalmente non ci sei diventa tutto più difficile. Ho visto nei momenti in cui siamo poi passati in vantaggio delle buone giocate, buoni schemi di gioco e questo ci fa ben sperare. Volevo dire, negli spogliatoi è molto più bello e più positivo lo spirito che c'è negli spogliatoi rispetto a quello che poi si vede sul campo. Questi ragazzi si sono ritrovati nel modulo di gioco col quale hanno lavorato, perché hanno iniziato a luglio dal ritiro a lavorare così, e quindi onore ai ragazzi, onore al mister che ha ripreso il filo da dove l'avevo lasciato. Consentitemi di dire onore anche alla società che sa riconoscere anche con molta umiltà quando si fanno degli errori e sa rimediare. Indubbiamente, avessimo avuto più pazienza 10 partite fa, lasciando un po' scorrere tutta una serie di parole, di polemiche, lasciando Menichini al suo posto, sicuramente, visto il risultato di oggi, avremmo avuto qualche punto in più. Però voglio dire, onore a questa dirigenza che con umiltà e con molta democrazia sa riconoscere gli errori e sa rimediare subito. Noi, ci tengo a dirlo, non prendiamo decisioni a maggioranza. Noi dirigenti prendiamo sempre decisioni all'unanimità. Se siamo tutti d'accordo facciamo le cose. Quindi è stato così nel primo passaggio, è stato così in questo rientro di Menichini, e speriamo di essere premiati per questa scelta di aver fatto rientrare Menichini. Beh, speriamo proprio di sì, a cominciare da questa sera. Con il Varese non c'è da stare per niente tranquilli. Al via la decima edizione del torneo per solidarietà, organizzato come sempre dall'Associazione Solidarietà. Venerdì sera partita inaugurale tra la Polizia Stradale e la Guardia di Finanza. Il Palla Milone, la sede dell'incontro. Abbiamo spento quest'anno, spegneremo le 10 candeline. Siamo partiti 10 anni fa con 8 squadre, squadre delle forze dell'ordine. Man mano siamo cresciuti e oggi siamo arrivati addirittura a 22 squadre. Passano gli anni e le squadre aumentano sempre di più. Il bilancio di questi 10 anni, beh, hanno contribuito alla realizzazione di una stanza semintensiva al reparto di pediatria dell'ospedale di Crotone, un'altra stanza semintensiva al reparto di geriatria dello stesso ospedale di Crotone, e abbiamo contribuito all'acquisto di un banco latte alla neonatologia. 10 anni di successi, speriamo di continuare così, ma io penso di sì, perché c'è la voglia, tanto agonismo da parte di tante società, associazioni. E voglio ringraziare le forze dell'ordine, dai carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia, alla Questura, alla Polizia Stradale, al Corpo Forestale, alla Capitaneria, insomma a tutti, che ogni anno si ritrovano insieme per poter raggiungere un obiettivo.